Vogliamo occuparci di Cina, perché nelle scorse ore è arrivata una notizia che sta facendo molto discutere, se non altro è curiosa. In Cina ora le coppie potranno avere 3 figli, ricordiamo finora era permesso averne al massimo 2, ma insomma i dati demografici degli ultimi anni avrebbero convinto a cambiare idea. Ne vogliamo parlare con Filippo Santelli, giornalista di Repubblica, poi faremo un passaggio anche sul suo libro, Libreria in questi giorni. Buongiorno Santelli, grazie. Buongiorno, buona festa della Repubblica. Grazie, naturalmente. Allora, partiamo da questi numeri. Abbiamo detto che la Cina a un certo punto aveva la politica del figlio unico, cosiddetta, credo fino al 2016. Dopodiché hanno cominciato a capire che forse la popolazione stava invecchiando velocemente e nascevano troppo pochi figli, allora hanno deciso di applicare quella del secondo figlio dal 2016, evidentemente con scarsi risultati. Se poi lunedì è stato deciso dall'ufficio politico del Partito Comunista Cinese appunto di permettere alle coppie di averne fino a 3. Tu che conosci molto bene questo luogo e queste persone, questo modo di pensare, ci fai un po' un quadro di questa situazione? Sì, la scelta di alzare il tetto da un figlio a 2 figli non ha funzionato per niente. Nel 2016, quando è stata introdotta la possibilità di avere un secondo figlio, c'è stato un minimissimo aumento delle nascite l'anno successivo, e poi invece il trend negativo della natalità ha ripreso a diminuire anche più veloce di prima, e l'anno scorso in Cina sono nati solamente 12 milioni di bebè, che a noi sembra una cifra ovviamente straordinaria, ma per un paese di 1.400.000.000 di abitanti sono pochi. A questo punto il partito sta cercando di correre ai ripari, il Partito Comunista, e quindi via alla possibilità di avere un terzo figlio, ma soprattutto la cosa che secondo me è più importante, viene annunciato un grande sistema di welfare familiare, quindi asili nido, quindi aiuti alle famiglie che fanno più figli, quindi abbassare il costo delle scuole, che in Cina è molto alto, perché le ragioni per cui le famiglie cinesi, specie quelle giovani, fanno sempre meno figli sono soprattutto ragioni di carattere economico, costa tantissimo educare un figlio in Cina, e di carattere culturale, la grande pressione, la grande competizione a cui sono sottoposte i bambini ma anche i genitori. L'impressione, Santelli, è che questa decisione poi in Cina la possano prendere un po' come una sorta di rivoluzione, ma inteso come cambiamento radicale. Qual è stata la reazione della Cina rispetto a questa decisione? Reazioni molto scettiche in rete da parte dei cittadini, proprio per quei motivi che dicevo prima, e cioè ormai la politica del figlio unico è entrata all'interno della cultura cinese. Le famiglie cinesi si concepiscono come famiglie con al massimo un figlio, proprio perché l'idea è che tutte le risorse in questa grande competizione per il successo debbano essere investite su questo unico figlio. La maggior parte dei ragazzi che hanno parlato, che hanno scritto nelle scorse ore sui social, dice: io non penso a fare 2 figli, ma anzi non penso addirittura di voler avere il primo figlio. Questo è vero soprattutto per le donne, per le giovani donne che hanno che sono sempre più istruite, hanno sempre più possibilità di fare carriera e vengono molto penalizzate nel momento in cui decidono di diventare mamme, e per loro la scelta di avere un figlio resta molto complicata, anche se il limite viene alzato da 2 a 3. Non è quello il problema. Non è quello il tema, certo. Filippo, se dovessimo fare un parallelo con il nostro paese, dove più o meno le tematiche, ovviamente stiamo parlando di un paese estremamente più piccolo e con pochissimi abitanti rispetto alla Cina, però il concetto è lo stesso. Nascite sempre meno, la popolazione che invecchia, è costoso mantenere e formare i figli, insomma, tutta questa situazione. Riesce a vederci qualche parallelismo o siamo in 2 mondi totalmente diversi? No, ci sono assolutamente dei parallelismi su questo. Attenzione però che la cosa che inquieta un po' la Cina è il fatto che questa tendenza arriva quando la Cina sta ancora a metà del suo grande processo della sua grande ascesa verso il benessere. Cioè, tipicamente le società occidentali come l'Italia sono diventate ricche e poi hanno progressivamente vissuto questo calo della natalità. La Cina è ancora un paese in via di sviluppo, è ancora un paese a medio reddito, non a alto reddito pro capite. Nonostante questo, sta già vivendo questi trend che per certi aspetti sono tipici di un paese sviluppato e che rischiano di essere una zavorra
per l'ulteriore sviluppo del paese, perché se la popolazione invecchia troppo si creano una serie di squilibri demografici e economici che viviamo anche in Occidente e in Italia. Certo, Filippo Santelli è stato tra i pochi giornalisti internazionali che sono riusciti a raggiungere Wuhan prima del lockdown, e in questi giorni è in libreria con La Cina non è una sola, un bel libro che si fonda su un concetto, cioè quello che per comprendere davvero la Cina e le sue prospettive in realtà bisogna conoscere tante Cine, è vero? Sì, noi ne abbiamo una visione tendenzialmente monolitica della Cina, anche un po' schizofrenica, no? Pensiamo che la Cina sia destinata o al collasso, come fu per l'Unione Sovietica, oppure a dominare il mondo. Ultimamente siamo più convinti di questa seconda ipotesi. Invece quello che io ho vissuto in Cina, stando lì, lavorando lì per 3 anni da corrispondente per Repubblica, è un insieme, un groviglio quasi indistricabile di forze e debolezze, e che ci sono, esistono in quasi in ogni aspetto della realtà cinese. È un pochino questo che tento di raccontare per dare un minimo contributo alla comprensione più profonda di un paese con cui, nel bene o nel male, nei prossimi decenni dovremo confrontarci, e anzi il modo in cui ci rapporteremo alla Cina sarà uno degli aspetti decisivi del nostro prossimo futuro. Allora, prima di salutarci, allora Filippo, ho una domanda quasi un po' personale, no? Che cosa affascina, per esempio, della Cina un occidentale, un italiano dell'Occidente? È questa idea comunque di ascesa, no? Cioè per noi che siamo da un certo punto di vista una civiltà tramontante, no? L'Occidente anche etimologicamente è terra del tramonto, vivere in un paese che negli ultimi 30 anni si è svegliato ogni giorno più ricco e più potente di prima, e che vede comunque questo percorso di progressiva emersione continuare nei prossimi anni, è sicuramente una cosa affascinante. Lì si sogna il futuro ancora. Non c'è dubbio. Filippo Santelli, giornalista di Repubblica, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo grazie prestissimo. A voi.